puberare tra piloti, no? Quindi ora vedremo un pochino come funziona il simulatore e vedremo che appunto la cabina è riprodotta fedelmente come quella di un aereo reale. Quindi è riprodotto fedelmente un Boeing 737 e noi qua riusciremo a replicare tutti gli assetti di un volo normale, quindi sia nella parte diciamo normale che anche nella parte di emergenza. Quindi riusciamo a replicare un pochino tutto. Se vogliamo ci possiamo accomodare dentro, così iniziamo a vedere un pochino. Intanto rimaniamo un attimo in piedi, così vediamo a livello generale un pochino il cockpit, da che cosa è composto. Allora, questa come vedete è la copia della cabina del Boeing 737. Noi qua abbiamo tutti i sistemi che sono presenti anche sull'aereo reale. Quindi, sinistra e destra sono le postazioni, in questi due sedili sono dove si siedono appunto i piloti. A sinistra normalmente è seduto il comandante e a destra il primo ufficiale. Non c'è una differenza diciamo di condotta dell'aereo, l'aereo può, come vediamo è esattamente a specchio, quindi può essere pilotato sia da destra che da sinistra nello stesso identico modo. Quindi questo per quanto riguarda il cockpit, e essenzialmente a sinistra e a destra sono esattamente uguali, l'unica differenza è quella della linea nera a sinistra che è il tiller, che serve per guidare l'aereo a terra, quindi normalmente il rullaggio a terra lo fa il comandante e il primo ufficiale gestisce tutta la parte diciamo in volo o comunque quando appunto non sta pilotando il comandante. Ma questo è un simulatore di volo normale che usano frequentemente le persone oppure un simulatore apposta per la simulazione? Allora, questo è un simulatore che è anche certificato, quindi okay. Praticamente è un simulatore che viene utilizzato, è Prepar 3D, non so se lo conosci, sì, il simulatore. Come base è quello lì, poi diciamo è un po' modificato per essere certificato e per essere appunto utilizzabile anche per fare i corsi di pilotaggio. Sì, sì, sì. Okay, allora, adesso ti collego al generatore di terra, così poi dopo lo utilizzeremo per la fase di accensione. Ok, ce l'abbiamo disponibile, lo possiamo collegare e adesso possiamo anche spegnere. Adesso vediamo anche la fase performance, quindi vediamo un pochino tutto. Il motore adesso si dovrebbe spegnere. Iniziamo con la fase di performance, quindi iniziamo a vedere quanto carburante abbiamo, quanto peso abbiamo dell'aereo, quindi adesso siamo al 75% più o meno. E come vedi abbiamo i posti quasi del tutto pieni. Abbiamo il cargo, quindi la parte compartimento cargo, che pure questa è piena quasi al 75%. Carburante, quindi abbiamo detto abbiamo riempito solamente i serbatoi sulle ali. Infatti vediamo adesso che l'ha caricato. Lo vediamo, se andiamo sul root, verifichiamo che ci sono tutte le informazioni. Il numero del volo. Puoi sceglierlo te, quello che vogliamo noi, quindi cosa. Ryanair, qual era? R Romeo, Yankee Romeo. Ti metti il numero qua. 1, 2, 3, 1, 2, 6, va bene. Ok. Ora, questo è questo. Aspettiamo un attimo ad attivarlo così dopo verifichiamo la partenza. Intanto vediamo gli altri parametri che ci servono. Quindi okay. Iniziamo da initref. Partiamo dalla prima, okay. Così facciamo anche la parte aperta. Anzi, andiamo su index, facciamo position. Vai. Mettiamo l'aeroporto di partenza, quindi clear. Gate, dovrebbe essere 206 questo qui? Sì, 206. Vediamo se ce lo prende, a posto? Sì, sì. A posto. Sono okay. Le procedure di partenza. Quindi per la pista 25, open charts, SIP. Allora, vediamo un pochino quello che ci abbiamo disponibile. Allora, possiamo andare o verso SOSAC, che è anche un altro. Vediamo un pochino qual è la. Ok, per quanto riguarda la rotta abbiamo fatto tutto, ora mettiamo il meteo e poi possiamo iniziare con le checklist. Okay. Nel frattempo facciamo la pre-flight procedure, quindi controlliamo che l'aereo sia tutto allineato, a posto. Poi mettiamo steady, logo off, anti-collision off. Ok, NH10-17. Un attimo solo lo mettiamo. Ok, abbiamo
da 1017 come teatro? Sì, sì. 10-17, 24 gradi. Possiamo iniziare ad accendere la più, quindi se mi accendi una pompa in carburante, prima. Accendi le centrali, tienile spente, mi accendi una di quelle laterali. La seconda, no? O la prima, non vedete più. Facciamo start, vai. Quindi nel frattempo accendiamo. Window hit lo attivo? Sì, possiamo fare. Tardi accendiamo il wifi. Sì, dopo sicuramente andiamo a accendere. Allora andiamo su N1 limit, se andiamo a mettere anche la temperatura esterna, andiamo a rimettere la temperatura reale che è 24 gradi. Ok, qua mettiamo. Ok, a posto. Ora possiamo farci disconnettere dal generatore di terra. Aspetta un attimo. Ok, la più l'avevi già collegata? Sì, sì. Ok, gran power off. Sono già su una, sì, ok. Bleed. A posto. Anti-collision light on, iniziamo a fare anche la checklist. Quindi abbiamo emergency exit light, la faccio io. Window hit on. Air conditioning pressure set, mettiamo 29.000 a quota. Pressurization mode selector auto, verifichiamo auto, auto. Parking brake set. Flight instrument 0.18 altitude, verifichiamo QNH 1017 e leggiamo 20 piedi. 1017. Ok, engine start lever. Ok, pre-flight checklist completata, iniziamo con la before start. CD display sono configurati. Adesso andiamo a vedere le tip-off speed, quindi facciamo QRH on e vediamo quelle che ci consiglia lui. 134, 135, 143 e clicchiamo e andiamo ad accettare. Lo spec è iniziato, iniziamo con l'accensione, motore destro, quanto vogliamo? Vai. Ora 25, il comandante prende il carburante. Ok, guarda, adesso inizialmente l'internet. Okay, verifichiamo che il parametro intanto continua a andare a fare. Fai scoot troll. Questo. Dopo verifichiamo anche qua. Attivando la. Andiamo su assistance, sì. Ok, 56 si stacca. Aspettiamo. Per accendere il secondo, dobbiamo aspettare che si spenga la valvola, okay. Altrimenti prende l'aria anche dall'altro modo. Ok, vai. Aspetta, è completato. Parking brake settati, pushback completato, attiviamo le pompe idrauliche. Taxi light, a posto, le logo non ci servono. Ok, before taxi procedure abbiamo engine start reverse continuous. Qua mettiamo i generatori attivi. Spegniamo la più bleed, aria condizionata on, profit. E siamo a posto, qua spegniamo la più. E ti leggo la corra taxi generators a più engine start switches comps probit
quanti? A 26. Quanti ice? Abbiamo detto non ci serve per adesso. Pax. Auto. Isolation wall. Non c'è. Auto. Flap 5. E aspettiamo che vada in green light. Flight control. Ripetiamo. Ok, fondo corso, vai. Proviamo nel fondo corso. Ok, a posto. Flap. Full left. Check. Cosa? Indietro. Rubber. Vai con rubber. Col pedale con i talloni. Con i talloni, solo con i talloni. Ok, con fondo. Check. Indietro. Ground equipment. Ground power disconnect. Ok. Tre gol. A posto. Pronto e buono. Andiamo? Allora, prendo io i comandi, te lo porto in pista, dopodiché passiamo direttamente in pista, finale destra libera, sinistra pista. Rispondo su da. Strobo light on. Vai on. Vogliamo dire a te? Sì, mettiamo il nav e solo il nav, poi ci ricordiamo di mettere dopo piano. Ok, okay. Il master on your side, a posto, quando vuoi sei ai dei comandi, io fino a quanto lo devo portare? 40%. 40%, ok. Un po' di meno? Basta qui. Aspetta che si stabilizzi e poi premi. Vai. E premo il tasto davanti, okay. Non questi qua, quelli davanti. Una da due, vai, premi. Ok, adesso senti che avanzano, mantieni, guarda fuori e guarda il piede centrato. Prendi i comandi, prendi i motori, rimani centrato in pista. Ok, sfida davanti, senti dare destro, 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 destro. Ah, 89. Ancora un pochino a testa, non fa un pochino. V1, rotate. Ok, positive rate. Pilot flying, vola, pilot monitoring, controllo. Ok, rimane sul fly direct. Stiamo entrando in nube, temperatura è alta, non c'è problema. Andiamo a destra, vai, segui il pedale. Ok, continua a pedare della terra. Andiamo nel braccio con l'otto. Tiriamo ancora l'accelerazione, facciamo l'accelerazione. Due, là. Passi comando a te, controllo da te. Ok, siamo al 3003, continuiamo a salire fino al livello 3. Ok, iniziamo a entrare il tappo, quanto vuoi te? Direttamente con one e poi altri. Tappo. E quando siamo sopra l'arco metti qua. Ok, vai. Passa. Ora siamo in completa nube, temperatura ancora è buona. Rimane sempre sulla croce. La croce sta a destra, le due nube. Perfetto. Ups no line, aspetta, ups. Vai e facciamo l'after di concerto. Faccio la procedure e poi dopo te la leggo. Ok, transport, finish standard. Set standard.
up the takeoff, landing gear up and down, up flaps, up the light, auto brake, off, entry start switches, off, entry bleeds, all bugs good, after takeoff check. Quando vuoi possiamo andare in binario. Ok, adesso. Command. Quando vuoi te? Tenendo stabile l'aereo, tenendo sulla croce, poi dopo lo rilascio. Command B, perché sei dentro la croce. Sì, sì. Ok, siamo in problema. Ma prima che non mi sono andato, tenendo una stabile al centro pista, ora non tocco i pedali. Facendo così. Allora, se dai i pedali a destra l'aereo va verso destra, se dai i pedali a sinistra l'aereo va verso sinistra. Quindi okay. Se ti senti a sinistra della pista devi dare i pedali a destra e l'aereo va verso destra. Quindi questa gamba deve andare qui. Esatto. Ok, perfetto. Allora no, l'ho fatto male. Vedevo fosse il contrario. Siamo sopra lo stato di nubi. In salita. Io ho un simulatore FSX, tensiometro X, che è praticamente quasi uguale a... Tenta sul fit, lights off e fast and simple. Molto. Okay. Ora controlliamo la temperatura, verifichiamo che non vada sotto i 10 gradi, visto che siamo ancora in zona di nuvolosità. Quando va sotto i 10 gradi ricordiamoci di attaccare lo ghiaccio. Ok, facciamo un piccolissimo taglio sulla rotta, ok? Quindi andiamo diretti Ipros. Andiamo a prendere Ipros. Ipros. Lo prendi e lo mettiamo come primo punto, quindi previous page e lo mettiamo come primo. Xenon. Sì. Ok. Lo verifichiamo dalla mappa. A posto. Ok. Così evitiamo di fare tutta la sintesi. Normalmente questo è quello che si fa in un volo reale, cioè si va a tagliare quello che si può tagliare. Allora, intanto vediamo dove ci troviamo e continuiamo a salire, così vediamo anche quello che faremo dopo. Allora, noi ci troviamo qua. Abbiamo seguito la SID, adesso andiamo a vedere quello che andremo a fare dopo, quindi andiamo a vedere la starter Cagliari, così gliela possiamo caricare nel piano di volo. Star. Allora, noi arriviamo, l'ultimo punto è Covas o Cagliari, quindi vediamo o Covas o da Cagliari. Vediamo un pochino che cosa sono 250 12 nodi di vento. 250, quindi faremo 32. 350, sì. ILS, vediamo un pochino di come sono disponibili. Ok, faremo ILS o X-Ray o Yankee, una di queste due, perché noi arriveremo all'ultimo punto a Cagliari, quindi vediamo un pochino che differenza c'è. ILS 109 punti. Ok, cambia la minima, vediamo un pochino che cosa c'è. 235, 204, 235, 205. Questo è il prossimo. Ok, ci facciamo ILS Yankee 32. Quindi selezioniamo ILS Yankee, next page. Yankee 32. Yankee 32. Sì. Okay. E senza la transizione, vediamo se non ci servono. Qua non ci servono, quindi no. Ok, quindi di 100 miglia, la portata probabilmente un po' ridotta. Vediamoci un pochino la cartina. Ok? Aspetta, facciamo anche il briefing della discesa. Allora, questo è l'avvicinamento. Intanto vediamo la start per vedere se abbiamo limitazioni di quota. Abbiamo detto sarà la Covas One Brava. Allora, dobbiamo scendere. Allora, quota minima è 5.000 piedi. Quindi scenderemo, metteremo 5.000 nell'altitude come stop altitude. Abbiamo holding, non ci interessano, comunque per adesso teniamo conto che per la pista 32 sarà sopra al VR di Cagliari, quindi sarà, nel caso sarà passeremo a sopra il VR nel caso dovessimo fare holding, altrimenti non ci servirà. Poi, quindi questo per quanto riguarda l'arrivo, tanto è diretto, non ci serve nient'altro.
vediamo l'approccio, abbiamo detto sarà ILS e Yankee 32, ci serve, guardando dall'alto. La frequenza della comunicazione non ci servirà, ci serve solamente la quota, diciamo, la quota di sicurezza in caso di Guaranum, che sarà a nord 6100 piedi, a sud abbiamo 5007 e 5003. Poi, altre cose che ci interessano, allora la quota minima per intercettare il glide è 775. Quindi quello saremo sopra ovviamente la quota. Chiaramente noi arriveremo a 2007. E abbiamo la quota minima per vedere la pista, che noi siamo categoria Charlie, che è 254. Lo possiamo mettere già con questo qua. Andiamo in basso a destra, vedi il sottotitolo STD, comparirà a sinistra Baro. Vai a destra. Tieni a destra. Vedi che è apparso Baro. Che Baro qua. Dobbiamo mettere 254. Quindi andiamo premuto fino a 254. Quella è la quota minima, quella che viene chiamata quota minima per vedere la pista. Occhio che schizza dovunque. 254. 254, perfetto. Ok, 254 a posto. Quindi ci dice che nel caso dovessimo cambiare la pista faremo sì il call to land, e ci dice, perché magari non so, vediamo un pochino quale sarà il vento, ci dice che la quota minima nel caso del call to land è 1100 piedi. Ok? Dopo in caso metteremo 1100, in caso vedremo che il vento è cambiato quando siamo in fase di discesa. E ci dice che non è autorizzato a sud-ovest della pista, quindi non possiamo farlo in questa zona qua, possiamo farlo solamente a destra, quindi sarà a destra e okay, ci inseriremo dall'altra parte della pista. Allora, in procedura, quindi scenderemo da 5000 fino a 3000. Ok, da 5000 a 3000. E dopodiché, quando saremo a 14 miglia, quindi quando saremo in fase di virata, tra le 13 miglia e 5, scusami, metteremo 3.600. Vogliamo far iniziare a rimettere a posto la cabina di pilotaggio, quindi iniziamo a fare sedere i passeggeri, mettiamo su off e chiamiamo gli assistenti. Vai a tempo. Allora, vediamo un pochino se servirà antighiaccio. Probabilmente ci servirà, perché vediamo un pochino le nubi, in realtà sono abbastanza basse, quindi vediamo un pochino. Se entrando in nube la temperatura è sotto i 10 gradi, riaccendiamo l'antighiaccio. Ok, dobbiamo iniziare a fare la pista checklist? Se tra poco? Allora, ci abbiamo dei colpi. Questo qua, prendo pure te. Vedi che non rimane nessuna luce accesa. Okay. Pressurization, cabin altitude, quota 11 piedi, quello dell'aeroporto, sì, va bene, ci fa. Auto brake, lo mettiamo nell'atterraggio, mettiamo a 2, tanto la pista è abbastanza lunga. Landing beta, le inseriamo, in i 3. Atterreremo, abbiamo detto, con flap a 30, quindi selezioniamo il 30. Ok, approach briefing, abbiamo visto l'avvicinamento, quindi è completato. Allora, un po' di velocità, allora possiamo rimettere le sue che ci aveva prima, quindi basta che riprendi speed intervention e ritorna alle velocità, che sono quelle comandate da finale. Allora, vogliamo un pochino di distanze. Normalmente con quest'aereo noi sotto le 20 miglia iniziamo a configurarci, quindi possiamo metterci un pochino di fix, così vediamo i cerchi. Allora, basta che andiamo su vai su fix, allora mettiamo prima l'ex, andiamo sulla prova sulla pista, quindi andiamo sul l'ex, andiamo sul 2 e sul runway 32, ancora next stage, runway 32, lo dobbiamo, andiamo su fix, andiamo a metterlo lì e mettiamo un range, quindi mettiamo facciamo slash e mettiamo 20, quindi sappiamo che a 20 al primo arco mettiamo un po'. Ok, al primo arco noi dobbiamo iniziare a mettere flap a 1. Ok. Ah, ok, perfetto. Poi mettiamo il secondo, che sarà flap a 5. Possiamo mettere intorno ai
sono flash 15. Vediamo se ce ne sta uno in avvicinamento. Ok. Quindi noi quando saremo qua metteremo flamma 5. Allora, in avvicinamento qua praticamente possiamo le 20 se ne sta dentro, no? L'arco, la curva. Quindi più o meno all'incirca sopra il VOR possiamo mettere flamma a 1. E quando siamo in virata poi mettiamo flamma 5 prima della virata. Vedi questa qua è dove c'è la virata. Praticamente prima della virata qua noi mettiamo flappa 1, qua metteremo flappa 5 e poi mettiamo l'ultimo che è quello dove dobbiamo configurarci, flap 30 o 40 e che sarà flap 30 a, vediamo un pochino, lo possiamo mettere a 5 miglia, quindi facciamo slash 15, no, senza mettere il flap, mettiamo soltanto la distanza, mettiamo solo slash 5. Sappiamo che all'ultimo arco qua dobbiamo essere la posterata. Scendiamo, continuiamo a scendere per 3 minuti. Allora, vediamo un pochino per lo speed break. Ricordiamoci, quando siamo al secondo arco verde, qui, mettiamo flappo e poi atterraggio. Ok, flappo 5. Continuiamo la scheda di... Possiamo mettere o adesso, ma in realtà siamo sopra la velocità minima per il flappa 1, quindi facciamolo dopo la virata. Ok, perfetto. Perché come vedi, qua avremo già praticamente finito la virata, quindi noi già la possiamo mettere. E lì siamo sempre a 15 miglia, quindi adesso stiamo in allontanamento. Ok, vogliamo mettere la frequenza del GLS un po'. Vediamo la distanza della pista, la vedi davanti a sinistra. Quando siamo a 8 miglia e 3 possiamo mettere il carrello, anzi mezzo miglio prima, quindi facciamo 8 e 8, mettiamo carrello giù e troppo. Ok, vogliamo andare nell'approach. Ok, light stop alive. Alive e calcio. Ok, 8 miglia e 5, possiamo mettere carrello 2 e flappa 15. Ok, andiamo. Mi metto anche la mise d'approcciato che sarà rimasta con il cibo. Ok, stavo per chiedere. Intanto la mia è risultata, tutto a posto. Pronto a prendere le temere nei comandi? Sì, quasi. Faccio i controlli, a posto, vai, togli la dominata, tasto destro e tasto destro. Vorrei prima vedere la pista perché... Tanto siamo in ILS, quindi questo ti porta in pista. Ok. Segui sempre il sentiero. Facciamo la distanza minima, quindi mettiamo qua a 30, ok? Sì, a 30 e via. Okay. La casa è più facile. Sì, vabbè, dai. Te la stai cavando benissimo. Ok, landing light on, quindi facciamo landing checklist, entry start switches, continuous, speed brake, arm, landing gear, down 3 green, flaps 30, 30 green, landing checklist, allora, rimane sul climb, sì, 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 s
allora, passando praticamente sta nube dovremmo vedere la pista. Se non vediamo la pista andiamo ancora. Rimane un pochino ancora più che stiamo vedendo la pista. Vedo la pista. Ok, non è certo. Vai. Non guardare più dentro, guarda scoprire. Se siamo un po' alti, quindi dobbiamo spingere un po'. Tieni i motori. Conosci i motori. E stai pronto a chiudere i motori. Tieni un po'. Leggermente a posto. Vai, inizia a chiudere piano piano. Tira verso di te, tira i motori, la palla di quando verso di te. Accendi il muso. Rimani centrato sulla pista. Pedala a sinistra. Ancora un po'. Ok, mano al braking. Prende il braking. Ok, 60 knots, arrivi al salt. Prende con i freni. Prendo, prendo. Se ne prendiamo qui a destra. Ok. Ah, ecco. Ok, flaps up. Auto break off. Spiegare che sono rientrati. Engine start switch is off. Landing light off. Questa è la sua cosa, quello che faccio solo. Ah, strobe and steady e solo su steady. Ok, mi fai l'after landing checklist. After landing, if you stop. If you stop. From hit. Off. Engine start switch. Off. Auto brake. Out, off. Flaps. Up. Aspettiamo un attimo, perché non sono andato da là. Ok, ok. Up the right. Transponder. Sta qua. Sta qua. Ok. C'è questa terra. Ok, mi spegni il motore destro e mi attivi la più in basso sul lato destro. E più in basso da fai, no, solo da una parte. Sì. Ah. Questo è ancora collegato al motore e uno è passato sul generatore della più. E mi spegni il motore destro. Il motore destro? Sì. E questa è una cosa che si fa anche nella realtà. Si spegne un motore in fase di parcheggio. Ok, pronto con i freni? Freni su freni? Freni al secondo, poi secondo. Ok, inizio a frenare. Freno di parcheggio. E più on pass. Lights off. Avanti con l'isola, lo lasciamo così. Anche madre è una sua. Fai quando va fuori. Ok, spegniamo le altre luci. Fast and sit. Window it off.
questo punto ci facciamo collegare dal generatore di terra e più. Anche quello lo lasciamo dentro, aereo in sicurezza. E possiamo iniziare lo sbarco. Com'è andata? Bene. Divertita? Sì, abbastanza. Bene. Bene, sì, hai visto? Abbiamo visto anche un pochino le condizioni particolari, col meteo particolare, e è stato divertente. Beh. A parte l'allineamento alla pista al decoro. Vabbè, ma tranquillo, quello non ti preoccupare, tanto quella è l'abitudine sui pedali, normalmente siamo sempre abituati, magari a te c'hai il joystick. Sì, esattamente. E i pedali sul joystick, quindi cioè, è completamente differente sui pedali. Sì, perché non ci sono mai stati simulatori di genere. Tranquillo che... è andata più che bene, anzi, conosce un sacco di cose, anzi, alcune cose forse le conoscerai più di me. Quindi, bravo, e tanti auguri ancora. Grazie. Ah.